Ciao e bentornati nello sfavillante canale Casa Superstar. Questo video haul è uno speciale Natale, perché come potrai immaginare nelle prossime settimane ci saranno delle cosette per Natale. Soprattutto di quei piatti che tu prepari prima e poi metti a tavola, liberi tutti. Nel senso che io sinceramente quando organizzo delle cene in cui siamo tanti, per esempio io non faccio mai la pasta, o almeno magari la faccio al forno, in modo tale che poi metto tutto a tavola. Ma non c'entra niente la tavola in questo video, c'entrano le decorazioni e cose che riguardano il Natale. In realtà io avevo già girato questo video, lo sto rigirando ed è una di quelle rarissime occasioni in cui io giro, edito e metto online un video, perché sono tornata da Milano ieri a ora di pranzo e ho preso delle cose a Milano che non sono decorazioni ma sono cose per la casa e cose che c'è, dove c'è scritto ho 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 e cose di Natale. Allora, prima di iniziare realmente in questo video c'è un premio. Allora, io so che sarà difficile, ma so anche che qualcuno ci potrà arrivare serenamente. Vediamo chi indovina quale sarà il tema principale del mio albero di Natale. Cominciamo. Volevo prendere un puntale nuovo, nel senso che il mio puntale, che ha forma di stella bianca, con gli anni non c'era più il puntale, ecco, c'era una cosa, infatti l'anno scorso niente puntale. Ho comprato il puntale nuovo, che è questo, che è costato 1 euro. Ci sono due cose super low cost in questo video, questa è una delle due. E dove ho comprato il puntale a 1 euro? Allo Shan. Basta cercare e trovi cose troppo carine allo Shan. Anzi no, 99 centesimi, è scritto qua. 99 centesimi, manca l'euro sono arrivata, 99 centesimi. Quindi questo sarà il puntale dell'albero di Natale. Stiamo attenti ai dettagli, chissà quale sarà il tema principale di quest'albero, non si capirà fino alla fine, veramente. Per me il puntale è la stella. Quando ero bambina, mia madre aveva il puntale, quello con le tre palle e poi la punta lunga. A me quello piace, ma mi piace di più la stella, perché sin da bambina, quando disegnavo gli alberi di Natale, io come puntale non mettevo il coso a trispito, a tre palle e punta lunga. Ho sempre disegnato una stella sopra l'albero, quindi sta fissazione per le stelle ce l'ho da sempre, proprio nella serie non si cambia mai. Non so se sia un bene sotto questo punto di vista, comunque. Comunque, 99 centesimi, ragazzi, si poteva fare, andiamo avanti. Continua il concorsone, indovina cosa sarà il tema principale del mio albero di Natale. In tempi non sospetti, in una giornata mostruosamente calda, sti glitter ovunque, ora me li toglierò mai, ti dicevo, in una giornata estremamente calda, ho comprato delle decorazioni di Natale da Maison du Monde. Ragazzi, il caldo di quella giornata è una cosa impressionante. Ero andata a Maison du Monde per comprare un regalo e entrando già c'erano le cose di Natale, che mi faceva un po' strano perché veramente, ragazzi, in quel giorno c'era un caldo asfissiante, ma le ho comprate. E continua il concorsone, attenzione perché è difficile. Quale sarà il tema del mio albero di Natale? Io lo guardo, è una sottigliezza, non si capisce. Allora, obiettivamente sono costate abbastanza care, nel senso che sono costate 1,79 euro. Oddio, c'è di peggio, attenzione, però per essere l'oggetto che è sono costate 1,79 euro e ne ho prese ben 5 rose gold. Mi sono piaciute da morire. In quella occasione ho comprato anche un'altra cosa, aspetta perché l'ho qua in cucina, la prendo, che è questa stellina qui di ceramica, che non starà vicino all'albero di Natale perché qui in cucina. Poi metto delle fotografie su Annalisa Superstar su Instagram, così ti faccio vedere l'angolino dove l'ho messo. Ma attenzione per il concorsone del video, attenzione, questo è un indizio. Questa non ricordo assolutamente quanto l'ho pagata. Comunque, se ti interessa da tenere come decorazione natalizia, o come ho fatto io come decorazione per la casa, l'ho presa da Maison du Monde, cose per il Natale. Quando ho comprato il puntale allo Shan, ho visto gironzolando che c'erano anche queste. Attenzione, ci avviciniamo quasi alla soluzione. E ho preso queste stelline, tutte piene di glitter. E io ora avrò glitter ovunque per sempre. La cosa bella è che costavano 50 centesimi. E quindi le ho comprate tutte.
tutte quelle esposte le ho prese tutte io, quindi se vai allo Shan a Palermo e non le trovi è perché le ho comprate tutte io, cioè tutte quelle che sono rimaste. 50 centesimi, straordinariamente belle, guarda che sono belle le stelline. E qui gli indizi cominciano a essere veramente forti, cioè ci manca che ti do io la risposta. Comunque credo di averne comprate una decina e adesso io ho glitter. Finalmente quest'anno si è arrivato alla nostra decisione, difficilissima decisione, di comprare le luci per l'anno di Natale. E soprattutto il ragionamento verteva sul fatto che, avendo utilizzato sinora 3 fili differenti di luci, ovviamente con 3 prese diverse, però c'era una ciabatta, quella col pulsantino, io entro in uno sbattimento allucinante perché non riesco a mettere in sincro queste luci, nel senso si accende sopra, al centro rimane spento, si accende sotto, sopra fa al centro spento e giù fa crisi epilettica, poi si cominciano a spegnere e quello del centro fa. Per me è una cosa, cioè questa cosa mi fa uscire fuori di testa, perché c'è il pulsantino che devi schiacciare, no? Che tu gli cambi tipo il giochino di luce, là. Cioè raga, no, ma veramente, io non lo so se qualcuno ha questa fissazione che ho io, che voglio tutte le luci uguali, ma veramente, cioè, perderci tempo la sera, tipo faccio partire Netflix e sto lì con queste lucine a cercare di mettere tutte le luci uguali. Ho scoperto, un po' in ritardo forse rispetto all'umanità, che esistono dei fili lunghissimi e quindi io teoricamente con un filo ho risolto il problema, perché ho comprato un filo di luci da 240 LED da 15,35 m. Teoricamente, solo teoricamente, dovrebbe bastare. Cioè, io lo spero che basti. È un filo lunghissimo. Vedi, c'è questo coso qua, tu ci schiacci il pulsantino e cambi la cosa delle luci. Aspetta, se trovo la spina te le faccio vedere accese. No, non trovo. Ah, qua è la spina. Ah, ma gli devo mettere il coso. Vabbè, comunque belle sono, funzionano. Allora, io il prezzo di questo non lo ricordo, però vediamo se è scritto qua. No, non c'è scritto, ma saranno anche questo, abbastanza low cost, perché c'è lo stesso loghetto delle altre decorazioni, che è questo qua con la, che è Actuel, vedi questo loghetto, quindi non lo ricordo il prezzo, ma credo che siano costate veramente poco. Poi il motivo per il quale io ho rigirato questo video, che era già stato editato, che doveva soltanto andare online oggi pomeriggio, è che passando da Milano al volo sono andata da Bath & Body, perché c'era il 40% di sconto. Bath & Body Works, che è questo negozio che io adoro. Siccome c'era il 40%, siccome io adesso esco fuori di testa per tutti questi glitter qua sopra, come c'era il 40%, ho fatto una bella scorta. Ti faccio vedere cosa ho comprato. Allora, prima di profumatori per ambiente, ho comprato 2 spray per ambiente che sono concentrati. Questo è... Oh, oh, oh! Si è rovinata la confezione perché una bottiglietta di quelle ha perso un po' di prodotto e ha rovinato un po' il sacchetto anche. Oh, oh, oh! Questa è della collezione natalizia. Questo è Twisted Peppermint. Allora, sa di me. E lo sai che sale, presente le caramelle, quelle, i bastoncini, quelli bianchi e rossi, quelli che di Natale, no? Ecco, quelli lì sono alla menta. Fa lo stesso identico profumo di questi bastoncini. Una spruzzata di questo, una spruzzata, no, cia. Una sola spruzzata di questo profuma la stanza per almeno 2 ore. Tu considera che io finisco di pulire il bagno, io ne ho comprato un altro che sta finendo, io apro la porta, spruzzo, chiudo la porta, tutto questo di mattina prestissimo, se io poi entro la sera in bagno c'è ancora profumo, sono potentissimi. Bath & Body Works, funziona. Poi ho preso questo che è Snowflakes and Citrus, sempre della collezione natalizia. Questo è leggermente più dolciastro, però non dolciastro dolcissimo. A me i profumi troppo dolci non piacciono. È
ha una nota agrumata che lo rende leggermente dolce. E non l'ho spiegato bene. Comunque è buono. Vabbè, c'è citrus qua. Il citrus. Buono. Veniamo ai cosi per profumare l'ambiente. I cosi per profumare l'ambiente sono quelli che vanno utilizzati con il loro. Cosa si chiama? Come si chiama? Plug. Diffusore elettrico. Allora, io ne ho già un altro che ho messo qui nell'ingresso. Questo l'ho comprato per il salone. L'unico lato negativo è che non puoi regolare l'intensità del profumo. Però questi profumi, per quanto si sentano e siano persistenti e si sentano pure tanto, non sono invasivi, sono veramente delicati. Cioè lo avverti, e lo avverti come profumo, ma non dà fastidio, cioè non ti si attacca in testa sostanzialmente. E allora ne ho preso un altro perché c'era il 50% e ho deciso di prendere un altro, e l'ho preso nero perché mi piaceva da morire, e poi nel mio salone ci sta una meraviglia nero. E poi ho comprato così per il diffusore elettrico. Allora, ne ho già utilizzato uno che è già messo nell'ingresso, perché ti dicevo, ho un altro diffusore elettrico che ha la stessa identica fragranza di Twisted Peppermint. Infatti si chiama Twisted Peppermint. Sa di menta. A me il profumo di menta e di eucalipto e di tè verde fa impazzire, quindi a casa mia c'è sempre questo profumo nell'aria, perché a me piace tanto, proprio mi sa di fresco. Tra l'altro sono pure profumi che a me rilassano tanto, quindi li gradisco, ecco. Allora, ho preso Fresh Water and Aloe. È una meraviglia, sa veramente di freschissimo, di pulito, delicato, ma una meraviglia, fantastico. Questo non l'avevo mai visto, e dire che io quando vado da Bath & Body sto lì un pochettino a sniffare, con tutto che stavolta veramente ho fatto un'entrata e un'uscita perché me ne dovevo andare, niente, l'ho preso. E infatti ne ho preso due confezioni perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Credo che sia nuovo perché non l'avevo mai visto. Autumn Woods. Sei tu quello che ha perso il liquidino. Allora, Autumn Woods è fresco, è a giudicare dal profumo del sacchettone. Se vedi, ha perso un po' di liquidino, infatti è tutto bello impregnato. Sa quasi di profumo maschile. Allora, io associo questo profumo a mio nonno. Sa di profumo di mio nonno. Che profumo utilizzava tuo nonno? Mio nonno utilizzava un Cartier. Un profumo dopo barba Cartier. Mi ricordo benissimo quella bottiglia meravigliosa di mio nonno. Fa odore di mio nonno. Quindi io l'ho comprato. Io adoro questo profumo perché sa nonno. Sinceramente, presente che gli odori, i profumi ci rievocano i ricordi, lui sa di nonno. Quindi per me è meraviglioso. Hai presente Yankee Candle, che c'è Clean Cotton, che sa di bucato appena steso? Ok, l'equivalente identico, la profumazione è pressoché identica, si chiama Sun Drenched Linen. Allora, ti descrivo la situazione casalinga per spiegare il profumo di questi. È esattamente lo stesso profumo che sento quando apro lo blò della lavatrice e tiro fuori i panni appena lavati col detersivo in polvere. Pulitone. Punto. E questo era il video haul di cose di Natale, cose per la casa e cose in edizione natalizia che ho deciso di girare da mostrarti, ma soprattutto perché ci tenevo tanto a fare il quizzone del secolo. Indovina anche tu quale sarà il tema del mio albero di Natale. Allora, spero di leggere tanti commenti con la risposta esatta. So che è difficile, chiedo scusa, ma confido in te. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova video ricetta. Ciao!